Siamo insieme a Raffaele Casarano. Buonasera Raffaele. Buonasera a tutti voi. Siamo giunti alla sesta edizione delle Locomotive Jazz e quindi ci puoi dettagliare quello che succederà in questi giorni dal 2 ai giorni a venire? Ma intanto il tema è la cosa fondamentale. Ogni anno il Locomotive dà un tema al festival, che è una cosa abbastanza importante, essendo appunto un progetto annuale, no? che tende a crescere, almeno facciamo il possibile per farlo crescere. E quest'anno è proprio il tema è Jazz Circus, e questo abbinamento tra il circo e il jazz in senso lato, ovviamente, per cui il circo ci dava l'impressione di un movimento anche divertente, come pensiamo sia anche la musica e debba esserlo, anche perché la musica non deve avere dei paletti, insomma, dire il jazz non si può ascoltare, invece il rock è più popolare, è musica, è fatta di suoni, ovviamente bisogna essere in grado di sapersi avvicinare e sapersi approcciare a questo tipo di musica. È una musica che può essere accessibile a tutti, è una musica non seriosa, è una musica non solo di nicchia, anzi diciamo non è di nicchia perché nasce come musica popolare, per cui il jazz e il circo potevano combinarsi bene. E il circo ovviamente non fatto di animali, perché siamo contro lo sfruttamento degli animali ovviamente, ma ogni serata, ogni concerto sul palco centrale vedrà esibire anche durante i concerti anche performance circensi live. Raffaele, le difficoltà per creare anno dopo anno questo festival? Beh, le difficoltà sono sempre di tipo, inutile ripeterlo, sembra quasi monotono, ma sono sempre di tipo economico. È chiaro che un festival che è di 4 giorni sembra anche un festival piccolo per le giornate, ma è un festival che comunque ha già 100 unità che ci lavorano un anno per la realizzazione di queste 4 giornate, e poi sono 4 giornate full time, nel senso non sono solo i concerti serali, ma il giorno accadono dei concerti nelle varie zone naturali del Salento, durante anche i percorsi ferroviari delle ferrovie sud-est, nelle cantine vinicole, nella natura, in posti pazzeschi come Santa Maria delle Cerrate di quest'anno, l'alba di San Mauro alle 5 di mattina sulla collina di Santo Mauro. Per cui noi crediamo fortemente nel festival, ovviamente è un festival giovane, è un festival fatto da uno staff di giovani, ci credono e c'è davvero tanto entusiasmo e tanti volontari che ci aiutano durante l'anno, per cui crediamo che... Grazie a te, grazie a Raffaele Casarano, il jazz in provincia di Lecce del Salento è cresciuto a dismisura. Cosa ci puoi dire, cosa verranno a vedere le persone di suggestivo, oltre al circo e alla musica, ma una serata che magari tu la vuoi più di altre? Ma effettivamente non ci sono delle serate in cui ci sono delle preferenze, perché credo che ogni artista che sale su quel palco ha qualcosa da dire in maniera forte, per cui non ci sono delle serate in cui effettivamente c'è qualcosa che funziona di più e qualcosa che funziona di meno. La cosa importante da dire è che ovviamente Gino Paoli è un artista che ha fatto la storia della musica italiana e si è anche predisposto e aperto nel jazz, e quindi attendiamo di capire anche come lo ha fatto, e con grande gioia lo ospitiamo al Locomotive. Noi naturalmente ti verremo a trovare durante le serate. Presto, grazie, in bocca al lupo e per il proseguio. Crepi, grazie a voi, gentili come sempre, e vi aspettiamo. Grazie.